Eccoci quindi questa volta, diciamo, con un setup differente per questo cosiddetto, si chiamano così, video lungo di Spaghetti Forex. Siamo, come vedi, ovviamente qui sono al computer, setup differente ma giustificato dal fatto che siamo in collegamento telefonico diretto con Pierluigi Bernardi. Ciao Pier, benvenuto! Ciao Matteo, grazie, è un piacere essere tuo ospite. Molto bene, allora, per chi ancora non lo conosce, Pierluigi è innanzitutto un amico, ok? Che ci tengo a precisare, conosco personalmente da svariati anni, da molto prima che aprissi il canale YouTube di Spaghetti Forex. È un trader indipendente, anche lui un professionista, ma la caratteristica è che è anche un formatore, insomma un coach, uno che spiega ed insegna il trading online a pagamento. E qui attenzione, perché la maggior parte degli ascoltatori adesso starà saltando sulla sedia, no? Perché dice: scusami Matte, ma sei impazzito? Cosa stai dicendo? Cioè, non siete proprio voi di Spaghetti Forex i primi ad essere contrari alla vendita di corsi, formazioni, accademie, spiegazioni, insegnanti, eccetera, eccetera? E adesso, cioè, voglio dire, cosa state facendo? Mi presentate un formatore? Allora, calma e sangue freddo, come sempre, freniamo le reazioni di istinto e spieghiamo perché siamo qui a fare questa chiacchierata, ok? Abbiamo deciso di pubblicare questo video registrato in collaborazione con il buon Pierluigi proprio per chiarire la posizione di Spaghetti Forex a proposito dei formatori, no? Dei corsi, delle accademie e quant'altro, ok? Pierluigi, peraltro, è un amico che da sempre, lo ripeto, da molto prima, diciamo, che iniziassimo a parlare di Fuffaguru, eccetera, eccetera, ha messo a disposizione dei membri della nostra community anche varie ed eventuali agevolazioni, no? Per chiunque si sentisse, diciamo, sentisse il bisogno di essere seguito per apprendere ciò che c'è da sapere sul trading online e riuscire a muovere i primi passi, ok? Nel sito web di Spaghetti Forex, adesso lo vediamo velocemente, questo, come vedi, è il sito web di Spaghetti Forex. Puoi trovare, scendendo adesso, questo è il sito web di Spaghetti Forex, scendendo, puoi trovare, e c'è sempre stata, voglio che sia chiaro, da sempre, no? Perché sai, qui è importante, no? Dice, a lei adesso si sono messi a vendere i corsi. No, noi non vendiamo nessun corso, che sia chiaro, però non vorrei che fosse fraintesa questa cosa. Si trova, dicevo, da sempre, la sua pagina personale, cliccando qui, si entra nella sua pagina personale dove ci sono tutti i suoi contatti, una breve storia dove si racconta e insomma ne avevamo già parlato di Pierluigi in questo video ormai 2 anni fa, ok? Vita da trader, quindi non è nulla di nuovo, non c'è nulla di nuovo sotto al sole, ok? Si trova tutto sul sito web da almeno 2 anni, ok? E dove lui si spiega, si racconta, ci sono anche tutti i suoi contatti ed eventualmente anche le agevolazioni che ci mette a disposizione, ci mette per i membri della community di Spaghetti Forex. Mi raccomando, www.spaghettiforex.com, e qui si trova, lo faccio rivedere, il banner per conoscere un po' meglio, diciamo così, Pierluigi, ok? Bene, quindi adesso facciamo 2 chiacchiere con il nostro amico Pierluigi Bernardi, no? Spiegando il nostro pensiero, la nostra idea che ci accomuna ovviamente sulla formazione nel mondo, sempre rimanendo nel mondo del trading online, ci mancherebbe. Per fare questo, come vado a mostrarti sempre a schermo, abbiamo preparato una lista di punti che ci piacerebbe affrontare proprio appunto con il nostro ospite, in modo tale da avere un confronto diretto e soprattutto esplicativo in merito a cosa proprio significa formazione valida, no? Nel mondo del trading online, lo ripeto, e cosa ha senso anche secondo noi, fermo restando, lo ripeto, che come ben sai, se segui Spaghetti Forex, noi, io nella persona di Matteo Ceccarelli, ci tengo a precisarlo, non vendo corsi, non vendo spiegazioni, ok? Per motivi che poi adesso nel corso di questo video andremo anche a ripetere. Quindi credo che diventi anche interessante
anche solo il semplice confronto tra due persone come me, no, che non vendo corsi, e Pierluigi, ovvero uno che per principio, no, insomma, accetta anche questo fatto, no, di insegnare quello che sa anche a pagamento, perché non solo, ma anche a pagamento. Adesso poi ci arriveremo. Ora, non perdiamoci troppo in chiacchiere, andiamo subito a vedere il primo punto della nostra lista, no? E Sinistia già mi viene da dire, anche guardandolo, con qualcosa di diretto e molto interessante, ovvero punto numero uno: ha senso acquistare un corso, una formazione, una spiegazione? Allora, sentiamo subito cosa ha da dirci Pierluigi e poi spiegherò anche la posizione di Spaghetti Forex in merito, perché non è affatto scontata. Mi raccomando, dici la tua, Pier. La mia posizione, Matteo, è molto semplice. Siamo su questo pianeta per compiere un processo di miglioramento continuo. Alcune fasi le faremo da soli e alcune fasi le faremo con l'aiuto di qualcuno. Questa è una decisione che ciascuno deve prendere personalmente. È ovvio che ci sono dei momenti in cui, senza un aiutino da casa, diciamo così, non si riesce a progredire. Questo lo abbiamo riscontrato tutti. Quindi posso dirti la mia esperienza. Io ho iniziato nel 2011 e, se devo guardare al mio passato, ti dirò senza ombra di dubbio che quando ho iniziato avrei decisamente preferito avere qualcuno che mi insegnasse come approcciarmi in modo professionale al trading. Avrei sicuramente risparmiato tempo e avrei buttato meno soldi sui mercati. Quindi successivamente ho poi fatto dei corsi, ho letto una marea di libri, podcast, tutto quello che vuoi, la formazione. Tutte esperienze che mi sono state utili. Quindi questo è il mio pensiero. Il trading non è un'eccezione a tutti gli altri ambiti dove, per imparare, a volte ci si rivolge ai professionisti. Allora, molto bene. Innanzitutto, per quanto ci riguarda, devo dire che Spaghetti Forex non è totalmente contrario alla vendita di corsi o formazione, no? Che dir si voglia, adesso non stiamo qui a fare il pelo nell'uovo. Ovviamente, però, siamo contrari, come lo è sicuramente anche Pierluigi, alla vendita di spazzatura o di formazione camuffata, attenzione, che è un grande classico, come soluzione universale. Ok, credo che per fare chiarezza qui bisogna innanzitutto capirla, e poi, partendo proprio dalla definizione, quindi cos'è la formazione semplicemente, cosa non è, eccetera eccetera, no? Una volta compreso questo, poi, se una persona consapevole, no, esattamente di cosa sta andando ad acquistare, no, proprio parlando di formazione, vuole comunque comprarla, beh, allora sì, ha ovviamente senso, cioè ci mancherebbe. Ma deve esserci, allora, innanzitutto chiarezza da parte di chi si propone, no, come formatore, ed anche poi consapevolezza dalla parte di chi finisce con l'acquistare, no, o che sta valutando, insomma, se acquistare, poi decide poi di acquistare. Direi che sia ovvia questa cosa. Per capirci ancora meglio, dico proprio chiaramente che comprare un corso sul trading online, no, frequentare un'accademia, confrontarsi con un coach, tutto quello che vuoi, non è, questo è importantissimo, sinonimo di pagare per ottenere poi risultati in termini proprio economici, no, dal trading online che si andrà poi a eseguire, insomma, dall'attività che si andrà poi a eseguire di trading online sulla base di queste nozioni imparate. Ok, anzi, mi viene da dire che proprio lo schema "dammi qualche soldo perché poi ti prometto che dopo, no, ne riceverai indietro o ne guadagnerai, girala come vuoi, molti di più", proprio grazie appunto a ciò che otterrai a fronte di questo acquisto pagamento, ok, è proprio un classico schema truffaldino, nel senso che la truffa, se ci pensi, si basa sempre e tutta su questo specifico punto, no? E vale un po' per tutte le truffe, mi viene anche da dire, cioè
convincere il potenziale pollo, passami il termine, no? Che spendendo pochi soldi ne otterrà poi indietro molti di più. Soprattutto, questo è ancora più vero, se il concetto viene anche farcito dall'idea che proprio grazie a questo acquisto sarà oltremodo facile ottenere questo risultato, no? Di ricevere indietro molti soldi, no? Cioè senza sbattimenti, senza impegno, senza dedicarci tempo, senza correre rischi, eccetera eccetera. Tutte queste sono armi, diciamo tra virgolette, no? Che utilizza il furbacchione per convincere appunto il potenziale acquirente, no? Per rendere, diciamo così, tutto più appetibile e papabile, insomma, tutta l'offerta che sta cercando di proporre. Mi viene subito in mente, tra l'altro, parlando di questa cosa, il gatto e la volpe, no? Della favola di Pinocchio, no? Proprio calza proprio a pennello, cioè anche in quel caso questi due personaggi che volevano ovviamente truffare Pinocchio gli chiedono i suoi soldini, no? Da mettere sottoterra, così nascerà l'albero dei soldi e lui senza fare niente, no? Potrà ovviamente arricchirsi e raccoglierli senza dover fare niente e nel tempo ne accumulerà sempre di più, ok? È proprio lo stesso schema che viene riproposto nella favola, nella famosissima, credo che tutti la conosciamo, favola di Pinocchio. Credo che sia proprio questo è un aspetto fondamentale, no? È imprescindibile da capire per non finire in situazioni poco chiare ed anche ad alta probabilità appunto di truffa, no? Cioè insomma, se si comprende questo, no? E si evitano, diciamo così, tutte quelle situazioni che rispettano appunto questo semplicissimo, se vuoi, schema, quello che abbiamo appena descritto, penso sinceramente che si scremino già il 99% delle fregature presenti in rete, cioè nel senso è abbastanza, se credo, poi insomma credo anche che Pierluigi sia completamente d'accordo, pur essendo uno che, ripeto, vende corsi, mi raccomando. Vorrei proprio per questo anche che questo video sia un po' anche una lezione, diciamo, di civiltà, di educazione, di confronto civile, diciamo così, tra persone che affrontano le cose anche diversamente, molto diversamente, ok? Correggimi Pier se sbaglio, ovviamente sei libero di intervenire in qualche momento, cosa ne pensi? Guarda, io fino alla chiamata conoscitiva che consiglio sempre di fare, la prima cosa che dico è che è un percorso abbastanza impegnativo, non breve, che ciascuno affronta in modo personale, quindi non faccio nessuna promessa, io illustro tutto quello che so, insegno alcune strategie, ma come potete leggere anche nella sezione domande frequenti del mio sito, non c'è una risposta o una promessa del tipo guadagnerò tot, guadagnerò certe cifre. Le variabili in gioco, come tu sai, sono davvero tante. Esattamente, quindi diciamo che già da qui mi viene da dire, no? Si vede che pur affrontando la cosa diversamente a livello personale, proprio siamo abbastanza, posso dire, in linea su molti aspetti, ok? Molto 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 bene. Questo discorso che abbiamo appena fatto sulle situazioni truffaldine, tra l'altro, ci porta dritti al secondo punto della nostra scaletta. Leggiamolo insieme. Allora, punto numero 2, perché, attenzione, questa è forte come domanda, si tende sempre a considerare un formatore nel trading online come un mezzo truffatore? Beh, qui credo che, tra l'altro, si tenda ad associare la figura del fuffaguru, no, a quella del formatore in generale, diciamo semplicemente perché banalmente, se vuoi, è pieno di truffatori, no, che si spacciano per formatori seri. Insomma, dai, cioè dobbiamo essere sinceri, adesso come adesso nel web è diventato quasi imbarazzante, ok? Cioè si vedono sempre costantemente H24 fuffaguru palesi anche che cercano di convincerci tutti, no? Che si possa, che ne so, guadagnare facilmente con in questo trucco
oppure con quel segreto, oppure con il metodo XYZ, e ce n'è sempre una nuova, ce n'è sempre una, qualsiasi cosa, tutto è lecito, no? Pur di venderti un corso. Siamo ormai bombardati, come dicevo poco fa, H24, da queste, passatemi il termine, idiozie, no? E quindi, tutto sommato, mi sento di dire che quando poi ci si trova davanti magari a una persona seria, ci sta che venga spontaneo, no, associarla a questi personaggi. Credo che Pier possa anche confermarla questa cosa. Proprio così. Posso dirti quello che ho visto nell'esperienza di insegnamento, ho visto proprio la trasformazione dei miei studenti, perché molti nelle prime settimane, per esempio, mi giravano delle pubblicità trovate su internet per chiedermi cosa ne pensassi. Ci sta che magari nelle prime settimane fossero un po' frustrati di non vedere già dei risultati immediati, perché quella è un po' l'aspettativa che si crea. La cosa bella è che magari ancora oggi mi girano delle volte delle cose a distanza di un anno o due, però a differenza che all'inizio ci facciamo due risate e veramente rimaniamo basiti della sfacciataggine di alcune proposte. Purtroppo è così, Matteo, lo sai benissimo. Esattamente, esattamente, sono assolutamente d'accordo, ok? Purtroppo è così, cioè, purtroppo non ci possiamo fare niente. Tra l'altro, Spaghetti Forex è nato proprio inizialmente, diciamo, con l'intento, in primis, ce l'ha ancora oggi, ovviamente, di contrastare questo fenomeno, ok? Aggiungo anche, no, che questo è un gran peccato, perché le potenzialità in realtà ci sono in questo mondo, intendo nel mondo del trading online, no? Sicuramente il trading offre possibilità, ma per colpa di questi soggetti l'immaginario collettivo, no, associa non solo proprio la figura del formatore, ma anche proprio tutto il mondo del trading online direttamente alla truffa, ok? Cioè, è diventato qualcosa di veramente imbarazzante, direi. Comunque, andiamo avanti perché sennò mi viene la malinconia. La discussione sta filando, diciamo, nell'esatto ordine, mi sembra di capire, dei punti della nostra scaletta, e si sta facendo sempre più interessante, credo anche. Vediamo il prossimo punto. Quindi, punto numero 3, come si valuta il trader, attenzione, che si presenta e si propone quindi anche come formatore, e soprattutto come si valuta il valore, attenzione perché è molto importante questa domanda, diciamo questo punto della scaletta, che potrebbe dare un corso, una spiegazione acquistata da un sedicente trader formatore. Questa è una domanda molto importante, ma anche molto controversa, che tantissimi formatori evitano, anzi che tantissimi fuffa formatori evitano, mi correggo, ok? Mi sento di fare una premessa: distinto, si tende sempre, sempre a voler vedere i risultati che ha ottenuto nel tempo il formatore che si sta esaminando, ok? Della serie. Fammi vedere se quello che spieghi ti ha fatto guadagnare nel tempo, ovvero nel passato. Poi da lì, ok? Sulla base di questo, quindi dei risultati che tu mi fai vedere nel passato, valuto, no, te, formatore, come trader, il tuo corso e poi ovviamente valuto anche l'acquisto. Ok? È così, diciamo così, a furor di popolo, sappiamo che la dinamica per valutare un formatore, un corso, insomma qualcosa, di solitamente è questa. Ecco, secondo me tutto ciò è profondamente sbagliato. Ok? Perché uno storico di, che ne so, X anni, in realtà non dà alcuna garanzia sul fatto che le spiegazioni che si andranno poi ad acquistare faranno, insomma, generare un profitto automaticamente se vengono applicate nello stesso identico modo, che ne so, domani mattina, ok? Quindi diciamo che quello che è successo nel passato non dà nessuna garanzia, no, che ripetendo le stesse azioni, diciamo così, otterrai lo stesso risultato anche nel futuro, ma anche nell'immediato futuro, ok?
abbiamo spiegato in un video dedicato anche i motivi di questa cosa, i motivi matematici. Quindi prima di interpellare Pierluigi su questo punto, adesso dico un attimo la mia, ok? Secondo me uno storico potrebbe anche servire a dare forse un po' di sicurezza, diciamo, è più una cosa psicologica che altro, ma a livello pratico, quindi realmente, non serve praticamente a nulla, ok? Io mi concentrerei, diciamo, per valutare, no, quello che è il formatore, quello che è insomma il valore dell'ipotetico corso, no, che si andrebbe a comprare, io mi concentrerei di più su quello che la persona mi dice, no, che ne so, su cosa mi offre, ok? Nel senso, si tratta di un videocorso sbolognato così e chi si è visto mi segue personalmente, se gli scrivo banalmente, non lo so, perché voglio avere una conferma sulla tal analisi, una contestualizzazione o qualsiasi altra cosa, mi risponde? Ok, c'è un gruppo, non so, una community dove si può insomma confrontarsi a vicenda, dove ci si può confrontare anche tra studenti, non lo so, dove si possono trovare feedback anche reali di altre persone che stanno affrontando o hanno affrontato, non lo so, questo percorso, no? Insomma, qualcuno che ha già acquistato questo prodotto, però reali, non un trafiletto scritto in una pagina web, perché a questo punto non si può sapere se è una cosa reale, insomma, cioè, io voglio dire, si può sapere cosa mi spieghi quando acquisto, insomma, tutte queste cose credo che siano le cose più importanti da guardare e non se il professore, no, è andato in profitto negli ultimi, che so, 10 anni, che ne so, nel passato. Poi ovvio che se il professore appunto pubblica anche analisi, ingressi ed esempi vari della sua operatività personale in reale, in live, diciamo, giorno per giorno, durante le analisi che si eseguono ogni giorno sui grafici, molto bene. Insomma, se mostra sessioni di trading anche in streaming, ancora meglio, oppure anche registrate per, come facciamo noi di Spaghetti Forex, tra l'altro, per far capire insomma la gestione delle emozioni, il processo decisionale, proprio i ragionamenti che si fanno mentre si fa trading, insomma tutte queste cose meglio. Ma il famoso track record, che spesso e volentieri, no, si corrompe anche molto facilmente, questo bisogna dirlo, non credo che abbia molto senso, ok? Insomma, non sia affatto valido, diciamo così, per valutare un professore. Preferirei vederlo tradare, insomma, ma non leggere dei dati riferiti al passato, ok? Molto chiaramente. Per farla breve, io baserei la valutazione principalmente su due criteri. Allora, uno, le recensioni degli altri studenti, ok? Quindi recensioni reali, ripeto, non trafiletti scritti su una pagina web che potrebbe averli scritti chiunque. Ok, io voglio vedere un gruppo Telegram dove ci sono gli altri studenti che parlano e dicono grazie, che ne so, Pierluigi, perché ho ottenuto tot risultati, perché le cose che mi hai spiegato sono molto valide, perché sono riuscito a migliorare, eccetera eccetera, esattamente come succede nel gruppo Telegram di Spaghetti Forex, ok? E due, anche cosa propone proprio il formatore quando mi propone il suo corso, ok? Insomma, ci sarà una scaletta, no? Ci sarà una scaletta di argomenti, no? Che mi insegna, di spiegazioni che mi dà. Quindi da quello posso anche capire se il corso è valido o meno, ok? Tu, Pierluigi, cosa ne pensi e soprattutto cosa proponi? Insomma, hai un gruppo Telegram, non so, è possibile parlare con altri studenti, vedere cosa offri, segui le persone o sbologni un videocorso e via. Cioè, insomma, spiegaci un attimo cosa fai. Beh, tu hai evidenziato delle cose molto importanti. Sappiamo benissimo quanto sia facile magari fare un backtest anche di anni e presentarlo come i propri profitti in modo taroccato. È davvero una cosa semplicissima e siamo tutti dei campioni. Quella è l'ultima cosa che guarderei, diciamo, nel cercare un coach. Quello che hai citato, sì, senz'altro. Abbiamo un gruppo Telegram per gli iscritti.
Ti dirò, io in questi anni ho risposto a centinaia di messaggi, di dubbi, anche quelle cavolate magari di MetaTrader che uno ci magari da solo in un'oretta li risolve, però sai, in 2 minuti è meglio se c'è qualcuno che ci è già passato, secondo me è un grande vantaggio. E devo dire che effettivamente il gruppo è stato una delle cose più apprezzate dai miei studenti, anche se volevo sottolineare che non lo trovi sul sito, sul mio sito, perché comunque voglio sempre avere una certa discrezionalità in chi entra. Ecco, per il momento non ho dovuto mai chiccare a nessuno, ma sai, non si sa mai. Quindi non è presente come elemento sul sito, ma ti confermo che c'è ed è attivo e la sua, diciamo, la permanenza nel gruppo non ha scadenza, così come non ha scadenza l'accesso al corso una volta acquistato. Il corso, in realtà ce ne sono due, comunque parliamo del corso principale, Vita da Trader, è un corso in 12 lezioni registrate, alle quali si affiancano 3 lezioni dal vivo ed alcune altre lezioni bonus. Le lezioni dal vivo sono da concordare, quindi quando la persona ne sente il bisogno, anche a mesi dall'iscrizione, mi scrive, ci mettiamo d'accordo e si fa. Quindi assolutamente semplice, flessibile e per ora, insomma, le persone sono state soddisfatte. Io non credo che Sinner abbia chiesto a Vagnozzi e Cahill di fargli vedere come giocano a tennis. L'importante è che lui cresca sotto la guida di questi coach. Quello è l'elemento essenziale che noi cerchiamo in un coach, che ci faccia crescere. E su questo io posso darti assolutamente la certezza che le informazioni che do aiutano moltissimo ad evolvere in questa professione. Ok, molto bene, quindi diciamo che è un discorso abbastanza serio, quindi che non si basa sulla promessa di un guadagno, ma piuttosto sulla garanzia di comprendere appunto le cose, no? Questo secondo me è il fulcro, diciamo così, di tutto, che è molto importante. Del resto stiamo parlando di formazione, giusto? Torniamo alla definizione di formazione. Molto bene. Andiamo avanti, punto numero 4. Cosa caratterizza un ipotetico fuffa formatore? Ecco, vedi, perfettamente collegato al discorso appena fatto. Qui è ovvio che il fuffa, no, induce all'acquisto, facendo in qualche modo intendere, diciamo così, anche in maniera non diretta, spesso e volentieri, perché sono anche molto furbi, no, nel mettere in atto questo schema che dicevamo prima, appunto questo schema, no, diciamo al potenziale pollo, diciamo, ovvero se acquisti il suo corso, no, la sua spiegazione, la sua formazione, quello che vuoi, allora dopo poi guadagnerai tantissimo. Ok? Questo è profondamente sbagliato, lo ripeto, ok? Secondo me è veramente qualcosa di truffaldino, cioè al limite della truffa, ok? Perché è un classico schema che sta alla base di ogni fregatura, ok? Dammi pochi soldi, quelli che hai, non lo so, no? Una cifra che la massa può permettersi, no? Sulla base della promessa che dopo poi, grazie proprio a questo acquisto, no, a questo gesto di pagarmi, ne potrai ottenere molti di più, no? Però tu intanto dammi quei pochi soldi che hai, no? Moltiplica, tra l'altro, questo concetto, no, che abbiamo appena ripetuto, ci tengo a ripeterlo anche se rischio di essere noioso, ripetitivo, quello che vuoi, è molto importante che passi questo messaggio, no? Comunque dicevo, moltiplica questo fatto per migliaia di potenziali acquirenti, no? Che oggi, grazie al web, si possono tranquillamente raggiungere insomma, in tutto il mondo ormai praticamente. Ed hai capito subito perché il guru, il fuffa guru, diciamo così, sta su una Lamborghini a Dubai, no? Mentre chi gli compra poi il corso, il prodotto, solitamente finisce con il non riuscire a cavare in realtà un ragno dal buco, no? Tra l'altro, mi viene da dire che questo identico concetto è valido ed applicato alla grande anche per le sale segnali, per
per i copy trading, per i gruppi Telegram segreti dove ti danno i segnalini, non lo so, ok? Per gli indicatori infallibili che quando ti danno il segnale ci becchi di sicuro, no? Per i bot che garantiscono guadagni praticamente fissi e costanti senza dover fare nulla, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, per tutte quelle cose che appunto rispecchiano questo schema che ho appena ripetuto, ok? È ovvio che così mi sembra chiaro, tra l'altro, che non va assolutamente bene, no? Cioè, vendere formazione così non va bene, è da fuffa, è quello che è da fuffa, ok? Dovrebbe essere, allora, dammi pochi soldi, no? Quelli che sono, insomma, quelli che ti chiedo per una spiegazione, che va dal punto A al punto B, ok? Punti noti a monte, tra l'altro, spiegati prima che cosa sono questi punti, ok? Senza aspettative di guadagni come conseguenza diretta, ok? Cioè tu paghi per imparare le cose, poi come le applichi e i risultati che ottieni dipendono anche da molti altri fattori che comunque incidono, no? Su questo siamo tutti d'accordo, no? Che bisogna comunque conoscere, capire, sapere cosa si sta facendo per poi poter ambire ad ottenere i risultati, è un po' il primo passo, no? Non fraintendermi, ovviamente serve, e questo non voglio dire che non serve a niente comprare il corso, ma tutto ciò non è sinonimo di guadagnare, cioè non è direttamente collegato, cioè non è che se uno compra un corso poi di conseguenza andrà a guadagnare. Se uno compra un corso, sicuramente di conseguenza capirà tante cose. Ok, voglio che sia chiaro. Del resto poi ci sono tantissime persone che hanno comprato una marea di corsi per 20-30 anni e però non hanno ancora trovato la quadra nel trading online, non riescono ancora ad andare in profitto in maniera costante. Ok, a controprova tra l'altro di tutto questo, tutti sti fuffa sono... tutti praticamente, mi viene da dire, lì a vendere corsi promettendo mari e monti, ma poi non so, nessuno può garantire realmente risultati, perché c'è sempre un disclaimer, c'è sempre una scritta in piccolino dove non si assumono nessuna responsabilità su niente, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente nel trading online nessuno può garantire risultati, ok? Però qui poi si crea un paradosso, perché io praticamente ti induco all'acquisto del mio corso proprio perché vuoi ottenere risultati, ma allo stesso tempo ti sto dicendo che non posso garantirti risultati, quindi capisci che si crea una situazione alquanto paradossale, ok? Pier, per favore, puoi intervenire, no? Cioè, intervieni anche tu, no? Su questo argomento, se no finisce che faccio un monologo. Dici cosa ne pensi a proposito di questo esatto punto. Ma dico che se una persona, ancora prima di volerti vendere qualcosa, è lì per cercare di insegnarti quello che sa, come abbiamo fatto noi per anni nei nostri canali, io penso sia una persona da premiare rispetto a quello che ostenta il lusso e magari ti propone una strategia talmente minimal che fa davvero riflettere, magari ti viene da pensare, la insegno a mia nonna così si raddoppia la pensione. Insomma, non si fa trading con delle cose raffazzonate. Per inciso, io non faccio pubblicità, i miei studenti arrivano o per passaparola o perché entrano in sintonia, diciamo, con il mio modo di essere e con il mio modo di interpretare questa professione. Perfetto, mi trovi molto d'accordo anche qui, mi viene da dire bravissimo Pierluigi, perché diciamo così, questo punto, ripeto, mi trova molto d'accordo, infatti poi si creano situazioni per cui spesso non ci si rende nemmeno conto, no? Dei giochetti che applicano questi personaggi, quindi sembrano quasi, sotto un certo punto di vista, dei benefattori, quando poi... permettimi di dire che di benefattori su YouTube non ce n'è neanche uno, ok? Nel senso che nessuno si prende la briga di tenere in piedi un canale YouTube per la gloria, ok? Noi stessi di Spaghetti Forex, infatti, senza il sostegno dei nostri iscritti non riusciremmo mai, voglio essere chiaro, a continuare a creare e pubblicare questi video, questi contenuti, no? Abbiamo link di affiliazione, il canale è monetizzato, non è in segreto,
e anche abbiamo in vendita dei prodotti, no, in maniera credo etica, trasparente ed onesta. Parlo dei nostri software, ovviamente, gli strumenti che abbiamo sviluppato negli anni per noi stessi, che utilizziamo anche noi ovviamente in prima persona. Si tratta del progetto Pegaso, credo che ormai tutti lo conoscono, ma insomma, adesso non siamo qui a parlare dei software. Vai a vedere i video se ti interessa saperne di più. Comunque, diciamo così che queste persone, dicevamo, si vogliono spesso anche proporre un po' come dei Robin Hood, no? Nel web. Ti posso garantire che soprattutto su YouTube mi sento di dire che ce ne sono veramente pochi, se non addirittura non possono esistere, perché comunque anche solo tenere aperto un canale YouTube come quello che può essere quello di Spaghetti Forex richiede praticamente un lavoro dopo un po', ok? Quindi tempo, montaggio, strumentazione, quindi ci sono anche delle spese, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, un'altra cosa, il fatto che si accetti una ricompensa o un pagamento, non lo so, in denaro di qualsiasi genere, no, che dir si voglia, non fa di un canale YouTube o di un divulgatore, diciamo così, un qualcuno, no, un qualcosa di meno nobile, no, di poco etico, cioè non è meno credibile, no, diciamo, di un altro perché accetta una mancia, non so, un super grazie su YouTube piuttosto che ha dei link di affiliazione. Quindi attenzione, è molto importante, non è che perché io, se ho monetizzato, che ne so, il canale YouTube, o se propongo onestamente ma a pagamento, perché c'è un lavoro, no, dietro un prodotto di valore al mio pubblico, accettando appunto anche il sostegno economico, no, che i miei seguaci, no, mi vogliono dare spontaneamente, perché non siamo qui con la pistola, no, per continuare insomma a fare quel che faccio, sono da disprezzare, ok? Non è che quel che dico è spazzatura perché il canale YouTube è monetizzato, cioè questa cosa che è un po' una credenza generale, mi sembra di capire, quando si parla, quando altri creator parlano e criticano, no, è assolutamente sbagliata, perché non è collegata, no, al valore, alla veridicità, no, che può avere ciò che dico, no, ciò che spiego. Ad esempio, mi viene subito in mente il metodo di schiacciamento delle perdite, ok? Mi è venuto subito questo, il metodo che spiego, no, per gestire in maniera dinamica le operazioni che vanno in perdita, non è più o meno credibile a seconda del fatto che il canale YouTube di Spaghetti Forex è monetizzato, perché, cioè, sembra quasi, no, che sia collegata a questa cosa. Ma se quello che dici è vero e funziona, se è vero che vivi di trading, perché hai monetizzato il canale YouTube di Spaghetti Forex? Cioè, voglio dire, che discorso è? Voglio dire, un grande direttore d'azienda, no, l'Apo Elkan, il signor Barilla, non lo so, Ferrero, se passeggia per strada e vede 100 euro per terra, cosa fa? Li lascia lì perché ha un'azienda milionaria? Insomma, stiamo dicendo una grande fesseria, ok? Soprattutto se questa attività richiede anche molto tempo, impegno e lavoro proprio dietro, e per lo sviluppo dei software e per il mantenimento appunto del canale YouTube con tutti i contenuti che si vengono pubblicati, ok? Credo che questo lo capirebbe anche un pesce rosso. Bene, detto questo, andiamo avanti. Siamo arrivati al punto numero 5, leggiamo... Perché, attenzione, perché qui sono chiamato in causa in prima persona, Matte di Spaghetti Forex non vende formazione, ok? Ecco, adesso la risposta in realtà è semplicissima, chi ci segue lo saprà già, io ho scelto di non vendere formazione e di spiegare tutto gratuitamente, perché mi sono reso conto, banalmente, no, semplicemente, che l'acquirente, no, quando va a comprare formazione, cerca sempre il risultato. Ed io con le mie spiegazioni, purtroppo, non posso garantirlo in nessun modo, ok? Quindi non me la sento, diciamo così, di accettare soldi sulla base di questa situazione. Tutto lì, molto semplice. È una semplice decisione personale. Tra l'altro,
prendermi la briga di seguire personalmente degli studenti non mi interessa perché ho pochissimo tempo. Ok, cioè tra il mio trading, la community, il canale YouTube, eccetera, 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 insomma, è semplicemente una scelta personale. Io spiego gratis, ovviamente non sei seguito one to one. Se hai il tempo, la voglia di ascoltare, capire, studiare, poi fare pratica, ovviamente supportato anche dal gruppo Telegram, no? Sempre gratuito di Spaghetti Forex, soprattutto a proposito della pratica, questo perché sul gruppo Telegram si possono postare screen di analisi e cose, ci sono sempre dei moderatori, dei membri dello staff di Spaghetti Forex pronti a risponderti e a correggerti, diciamo così, per imparare. Cioè, puoi anche provare dopo gratuitamente gli strumenti che noi stessi utilizziamo per ottenere i risultati che otteniamo. Poi, dopo, se pensi che sia qualcosa di valido, ovviamente bisogna contribuire al lavoro che ci sta dietro, che è pagando un piccolo gettone per poter continuare ad utilizzarli. Ma credo che sia un approccio più che normale, diciamo, oltremodo onesto. Poi torniamo sempre lì, essendo che è pieno di truffatori nel mondo del trading online, ci sta anche che suoni strana questa cosa. È la madosca, uno che si comporta in maniera normale nel mondo del trading online è impossibile, sono tutti lì pronti a scucirti, a convincerti di questo e di quello. No, io credo che sia normale, e credo anche, no, che l'onestà, la trasparenza e fare le cose in maniera corretta, ok, sia qualcosa di vincente sempre nel medio e lungo periodo nei confronti della menzogna, nei confronti del raggiro, nei confronti di far intendere magari sotto banco, no, in maniera anche solo mostrando vita di lusso, no, o risultati nel passato che non hanno quasi nessuna valenza, a far credere, insomma, mezzi raggiri o mezze, insomma, cose, promesse che non si possono neanche mantenere, ovviamente. Qui non c'è nessuna leva emotiva che si basa appunto su vita di lusso, grandi sogni realizzati o, non so, anche banalmente scarsità, curiosità o urgenza indotta per vendere, no, quel che si propone. Insomma, semplicemente prima capisci di cosa si tratta, poi lo provi, poi se ritieni valido tutto il discorso lo paghi una cifra più che onesta, altrimenti si chiude lì ed amici come prima, cioè molto onesto e lineare. Cioè, tra l'altro, puoi comunque frequentare il gruppo Telegram di Spaghetti Forex a prescindere da tutto, quindi direi che è veramente un qualcosa di super corretto, onesto e trasparente. Tu Pier, che ne pensi, e soprattutto mi viene da dire, come affronti la cosa a livello personale? Spiegaci un attimo. Beh, innanzitutto fammi dire che avete fatto un gran lavoro e il canale sicuramente ha portato tanta informazione, e mi sembra una proposta davvero trasparente, ed è per questo che siete gli unici con cui ho deciso di collaborare. Per quanto riguarda come l'affronto, ti racconto un aneddoto che mi è successo la settimana scorsa. Mi ha scritto un pomeriggio un ragazzo, un certo Valentino, che aveva un problema con dei backtest, e mi ha scritto, diciamo, quanto poteva costargli una consulenza di mezz'ora per parlare di questo problema. Io ti dico, gli ho risposto, ero a casa di mio padre, quindi ho detto, guarda, ti posso rispondere un po' più tardi. Poi è arrivato a casa, mi stavo mettendo i fornelli, niente, ci siamo mandati un paio di messaggi, gli ho mandato due o tre vocali per dirgli quello che secondo me serviva per la sua situazione, e festa finita. Cioè, non gli ho neanche nominato il mio corso e non ho bisogno di farmi pagare mezz'ora, ecco, non so se mi spiego. Ho capito, perfetto. Credo che sia dunque chiaro, questo aneddoto credo che parli chiaro, che siamo molto d'accordo su tutti questi punti. Lo ripeto, pur affrontando la questione in maniera, se vuoi, diametralmente opposta, ok? Perché tu vendi corsi, spiegazioni, no? Accetti denaro in cambio delle tue spiegazioni, mentre io no, come si diceva poco fa, no?
Ottime considerazioni, come sempre la qualità, mi viene da dire, del confronto con Pierluigi Bernardi è di altissima, insomma, qualità questa chiacchierata, a dimostrazione anche che con educazione e rispetto, no? Un confronto costruttivo è sempre possibile, ok? Molto, molto, molto bene. Adesso andiamo avanti, punto numero 6, anche punto finale, conclusioni generali. Ok, lascio la parola direttamente a te, Pier, dici cosa ne pensi di tutto ciò. Dunque, il mio invito a tutti gli ascoltatori è di coltivare la loro curiosità sui mercati. Ti potrà sembrare strano, non ho parlato di disciplina, di metodo, che ovviamente servono, ma secondo me senza la curiosità alla fine non trovi la tua strada, che è quello che ciascuno di noi deve fare in questa professione. Io in questi anni ho tradato assolutamente di tutto, da ovviamente le major forex, anche le esotiche, metalli rari, cripto, praticamente che cosa mi manca, l'azionario, gli indici, tutti li ho fatti, recentemente anche i futures, ti dirò, anzi ho fatto una full immersion di 2 mesi, ho provato 2 piattaforme, tra l'altro un po' deludenti come esecuzioni, che insomma non è il massimo essendo anche a pagamento. Quindi cosa ho scoperto in tanti anni di ricerca? Che alla fine non c'è un mercato che è una soluzione, che è una panacea. Ogni mercato richiede studio, esperienza e dedizione. Non ci sono soluzioni facili, questo è il concetto che volevo trasmettere. Poi c'è, negli USA sono fissati con i futures, ma per esempio c'è un grandissimo trader americano come Brent Donnelly che fa forex, quindi capisci bene che non ci sono mercati fuffa, non ci sono mercati dove ci sono soldi facili, bisogna studiare. Tra l'altro, ormai per concludere volevo un po' una nota di gossip, sono in contatto con lui per, speriamo, tradurre uno dei suoi bei libri che consiglio, ma anche se sono ancora solo in inglese, e anch'io ho in gestazione un volume, ma il problema è che ogni volta che aggiungo qualcosa mi viene in mente qualcos'altro da aggiungere, quindi la cosa probabilmente sarà ancora lunga. Detto questo, sicuramente credo sia importante per un trader avere un passatempo, possibilmente qualcosa di creativo, proprio per mantenere un equilibrio nella propria vita, anche nel proprio cervello, diciamo così. Ma sto già divagando. Io non posso che ringraziarti per avermi fatto maggiormente conoscere dalla community di Spaghetti Forex. È un bellissimo gruppo dove già c'è una consapevolezza di che cos'è il trading, che è superiore alla media, e quindi per me è un piacere parlare e rivolgermi a loro. Grazie infinite. Tutti i miei contatti sono sul sito di Spaghetti Forex. Come sempre dico, sono a disposizione per chiunque abbia un dubbio, una curiosità, scambiare 2 chiacchiere. È un piacere per me conoscervi. Perfetto, io spero soprattutto che questo genere di contenuti, che probabilmente, lo so già, farà poche view, perché non stiamo parlando della strategia del segnalino di ingresso, comunque diciamo che questo genere di contenuti comunque siano apprezzati, no? E che chi ascolta, anzi, inizi a ragionare proprio usando la testa, no? E la smetta di credere al primo che passa, no? Che gli promette magari mari e monti, non lo so, insomma, che spara anche merda, passatemi il termine, addosso agli altri, no? O che tenta, non lo so, di incuriosire, no, le persone mostrando situazioni senza spiegare le cose, ok? Vale la stessa identica dinamica per chi svela segreti, mostra trucchi, garantisce risultati incredibili, eccetera, eccetera, eccetera. Non credete a queste persone, ma cercate di valutare la cosa oggettivamente, come abbiamo spiegato in questo video. Credo che sia molto, molto, molto importante. Ovviamente Spaghetti Forex spiega tutto gratuitamente, quindi molto semplicemente sul canale YouTube, sul sito web c'è un blog con tantissimi
articoli di approfondimento, ci sono anche dei video extra sempre gratuiti sul sito web di Spaghetti Forex. Basta registrarsi e cercare, dopo aver fatto il login, la sezione contenuti extra. Insomma, se poi qualcuno si sente proprio il bisogno di essere seguito personalmente da un formatore, da un coach, insomma, perché vuole apprendere magari anche le basi per riuscire a iniziare a muoversi nel trading online, perché così non ha tante domande, magari delle cose da chiedere, oppure non so, insomma, si sente anche più sicuro lui affrontando un corso a pagamento, beh, insomma, usate queste metriche, diciamo così, che abbiamo spiegato anche in questo video. Abbiamo spiegato anche i motivi perché sono importanti e non bisogna guardare uno storico che non serve a nulla e al 90% è anche corrotto la maggioranza delle volte, quindi è proprio un'assurdità. Insomma, usate la vostra testa, per favore, no? Capire le cose è sempre la base per poter valutare in maniera corretta le situazioni, cioè tutte le situazioni, al di là del trading online, no? Questa cosa vale un po' per ogni genere di situazione che ci capita nella vita, credo, ok? Detto questo, io saluto Pierluigi Bernardi che mi ha accompagnato, diciamo, un po' in questo video in collegamento telefonico. Un caro saluto a tutte e tutti. Perfetto. E un caro saluto anche a da parte mia a tutti gli ascoltatori e devo dirlo ovviamente, ricordatevi sempre che anche questa è la via.